Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Allora, come avete visto, questo sarà un video spesa. Ho fatto uno spesone oggi e la prima cosa che vi voglio far vedere, bisogna lo faccia vedere subito, un altro uovo. Questo me l'ha regalato, devo dire la verità. L'ho comprato io perché a fare la spesa ci sono andata io, però me l'ha regalato la mia mamma. E è il Pernigotti cremino nero. Poi vedremo come sarà dentro. C'è scritto che c'è una fantastica sorpresa adatta a tutti. Ispirato al cremino Pernigotti. Quindi speriamo che sia proprio nero. Io l'ho preso apposta perché è nero, è di quelli... terza fondente. Va. Poi vabbè, ho preso dunque la polpa di pomodoro, ne ho prese due di queste. Se sentite il rumore, la lavatrice e la lava l'asciugatrice che sta andando, ogni tanto riparte. I cereal bell, questi qui che sono top. E poi ho preso le arance, praticamente 5 euro d'arance, perché sono preso quasi 3 kg, 2 kg e 750 grammi. Poi la mozzarella, poi le focaccine queste qui, non se le avete mai assaggiate, queste qui sono le focaccine dell'Elba, le schiacciatine dell'Elba. Beh, in Toscana si dice le schiacciatine. Le schiacciatine, anche qui da me, le schiacciatine con la T, no? Perché poi mi riprendete, così dice così, si dice così, no? Qui le chiamano anche le schiacciate, ma perché sono schiacciata, bimba? Con la T, non con la C, vabbè. Poi, le carote, ecco qua, le carote, i finocchi, poi... banane, un caschettino di banane, poi le cipolle, sentivo un odorino strano, i cipollotti questi qui già sbucciati, mamma mia me puzzano, cipollotti rossi, vabbè, dice che è a fare, sai che le cipolle puzzano, c'è poco da fare, ma siccome sono già spellate quelle puzzano di più, ma io fo prima perché almeno così le taglio, le metto dentro la padella e via, il burro. Poi, lo so che molti di voi diranno, ma ci sono usciti quelli nuovi del mulino bianco? Io no, non l'ho trovati quelli del mulino bianco, ma ho preso questi che sono, c'è scritto che sono pancake, che sono 8 pancake e sono di questa marca Pasquier. Boh, non lo so, vedremo come sono. L'assaggerò per far colazione la mattina, potrebbero fare anche da noi, io ogni tanto le faccio però. La pigrizia incombe, no? Poi ho preso questo detersivo qui per capi colorati dell'S lunga. Poi il detersivo sempre dell'S lunga per la lavastoviglie. Questo qui è quello che è tutto in uno, gel al limone. Buono, mi trovo bene perché non mi lascia quell'odore di detersivo sui piatti che odio quando si fa la lavastoviglie, che poi quando tiri fuori la lavastoviglie e i piatti puliti si sente, o quando si beve in un bicchiere che si sente l'odore del detersivo, odio. Invece quello non me lo fa. Poi il soffritto misto, un litro di latte all'avena senza zucchero della Alpro. Poi una, ecco qua dov'era l'altra polpa, spacco tutto qualche volta, due cioccolate di queste, tanto fosse già troppo l'ovo, ho preso anche questo l'ovo, l'ovo invece che uovo. Si dice ovo a casa mia, no, lo ripuntisco perché sennò bacchettate, mi dite, ma si dice sì, ma non si dice così, che tu palle, cioè, qui non siamo nell'Accademia della Crusca, ecco. Vabbè, insomma, questo è il fondente nero, cioccolato Novi, poi, questo qui era in offerta, Lenor gelsomino scarlatto, ammorbidente concentratore, ragazze, si sente insieme perché io... sapete che con la mascherina non si può sentire l'odore, no? Ma buono, 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 sì, buono davvero.
la prima volta che lo prendo, è scontato invece che sui 3 euro, 1,78 euro, qualcosa del genere. Poi mi sono preso il mio Valdobbiadene, che era scontato. Il Valdobbiadene, questo qui è il prosecco, era scontato a, mi pare, al 50% che venisse sui 5 euro nemmeno, insomma, 4 euro e qualcosa. Va bene, qui c'è lo scontrino, magari c'è scritto, però senza occhiali, capite a me che... Prosecco, eccolo qua. Ah no, vedete, allora, vedi, per non di bugie, costava 8,20, c'è stato 3,20 di sconto, quindi l'ho pagato 5 euro, vabbè, su 5 euro, ok. Poi, i panini integrali, credo almeno che siano integrali, sì, sono alla segale. Poi, aspettate che prendo la borsa, la metto qua, se no, oddio, tanto una si toglie. Poi ho preso due di questo grana grattugiato, questo qui. Ecco qua l'altra cioccolata. I capperi ho preso, i capperini che erano in offerta un euro e poco più. Capperini medi, questi qui mi ogni tanto per fare la minestra. Dicevo, ogni tanto per fare la minestra, questi qui, oppure per la pizza. Fanno sempre comodo. Poi ho preso la ricotta. Questa era un'offerta in quei banchi che si trovano, dove mettono di solito anche l'affettato in offerta, le paste. Cucina della Granarolo. Cucina ad arte, ricotta. Ma ha fatto questo qui, non so perché. Cioè, come se fosse un dolcino, no? Mi è venuto voglia di... No, prendo, ci metto le goccioline di cioccolato, ci faccio una cremina, magari sì. Come dolcino, vabbè, insomma, vediamo. Poi ho preso due di questi qui, di strancetti di salmone, che a noi ci piacciono da morire questi qui, poi senza lische. Una volta a settimana ci si mangia sempre. Come mangiamo sempre, una volta a settimana, quasi sempre la domenica, il pesce così. Di solito prendo i branzini, stavolta voglio provare colorate, anche se a me piace di più il branzino, devo dire la verità. Però stavolta proviamo anche una bella orata per uno, così la facciamo con le patate, magari domenica, vediamo un po'. Tanto ora si deve stare a casa, quindi ci si può dedicare un po' più anche alla cucina, anche se io non sono tanto... Vi avevo promesso che vi facevo un'altra ricetta, però poi... È passato, non è neanche tanta quella inventiva io, però magari ogni tanto mi piglia qualche fulmine, no? Mi dico, guarda, quella ricetta lì dovrebbe farla, e ecco, se mi ricapita volentieri ve la faccio vedere, però per ora non ho tante idee, ecco, magari datemene voi se volete vedere qualche ricetta particolare, non so, non tanto complicata, perché io le ricette complicate non le so fare, va aperto, che io sono quella un po' più spiccia, le cose, sì, veloci, vabbè, fare le cose per benino, ma veloci, perché se mi devo stare a mettere a fare tante seghine varie, poi dopo perdo la voglia, diciamo così. Poi, le alici ho preso, anche queste erano in offerta. E quanto l'ho pagato? 2,70 mi pare, qualcosa così. Sapete che all'Esselunga io ci vado perché è quello più vicino, però se la roba bisogna cercare di prendere sempre quella in offerta, perché sennò i prezzi sono cari all'Esselunga, e io sì che cerco sempre di vedere nelle offerte. Poi ho preso questo formaggio qui, che è quello per i toast, che sono a fette, l'Erdammer. Ho preso i cubetti di pancetta per fare la carbonara, tanto per mettere un chilo in più su. Poi ho preso i zucchini, anche questo fa sempre comodo tenerli nel frigo, un vassoio di petto di pollo, perché anche questo, quando poi mio marito la settimana va a lavorare, ci vuole, che faccio quelle. Poi ho preso, allora, il salmone, questo qui, anche questo era in offerta, e veniva sui 3 euro e qualcosa. Salmone norvegese affumicato, speriamo sia buono, perché ne avevo preso uno di un'altra marca, non mi ricordo che marca era, l'avevo preso al Lidl e sinceramente mi ci è voluto tutto a finirlo, perché non mi piaceva, aveva un odore strano che non mi piaceva, sembrava quasi, non dico andata male, però aveva un brutto odore, non mi piaceva, non aveva quel buon odore del salmone, e quindi
Vediamo se è buono. Poi ho preso la mortadella. Ma ti vuoi far sentire anche dalla gente? Hai mangiato, sei venuto qua e che ti rilecchi e miagola. Cioè, ma io non lo so. Come mai sono noiosi così questi gatti? Insomma, mortadella col pistacchio. Ma già che miagoli, to, vieni qua a salutare la gente, no? Bacini. Guarda chi c'è là. Guardate che lui mi morde. Guardate un po' se questo gatto come fa. Ma non è cattivo. Guardalo. Ma guardalo, ma cosa mordi? Ma cosa mordi? Provati. Provati a venirmi ad ammazzare. Io sono disperata con questo gatto, cioè da di fuori di testa, è noioso, è diventato noiosissimo, mamma mia, nell'invecchiare, proprio fa come le persone, davvero, questi gatti nell'invecchiare diventano, mi viene l'Alzheimer, io non lo so, boh. Poi le spugnette queste qui per l'acquario, mi sono un po' infervorata, scusate. Poi ho comprato due confezioni di pasta per fare la pizza di questa qui dell'Esse Lunga. Noi ci troviamo bene con questa pasta qui perché è leggera, non viene quel pastone massiccio che rimane sullo stomaco. Questa qui evidentemente è stata fatta lievitare parecchio e rimane fina, viene qualche bollicina come naturale che sia, però ecco, non viene quella quel coso grosso tipo schiacciata, viene proprio la pizza fina, a me mi piace, cioè sinceramente è l'unica che si dice, la pasta è l'unica che si digerisce, perché noi prima prendevamo quella pronta in quei vassoi, proprio quella pronta tipo del panaio, ma quella ragazzi, a parte veniva troppo marzocca, veniva troppo dura, grossa, poi rimaneva tutta qui, boh, io preferisco questa, sinceramente, tanto sabato e domenica si fa sempre la pizza. Ora ci siamo un po' stufati di andare a prendere, farcela portare o di andarla a prendere fra di qui. A parte siamo in zona rossa, bisogna farcela portare, però sinceramente ci siamo un po' stufati, ecco. Si fa prima a farla in casa, a ritenere i soldi spiccioli, perché noi siamo sempre senza soldi, siamo sempre con la carta, noi ormai siamo abituati con la carta, quindi quando vengono quelli che ti portano la pizza, 99 su 100 non hanno il POS, quindi hanno sempre, vogliono i contanti e poi a volte non hanno nemmeno da farti il resto. E quindi se magari c'è 50 euro e spendi 25, magari non hanno neanche da fare il resto. Sicché ci siamo un po' stufati da quel lato lì e quindi ho detto via, si fa da noi, si sta a fare tanto cose particolari. Allora, poi ho preso questo duetto funghi di porcini e asiago d'off, poi ho ripreso i miei biscottini preferiti del cuore, ho preso una busta di questi fagiolini, anche questi non mi chiedete perché non li prendo freschi, perché ve lo dico subito, perché sono in fingarda. A me mi gira le palle dove le pulì. Vedi, il pulista lì leva le punte, se lì sono belli e pronti, li doso, se le voglio fare mezzi, li faccio mezzi, quei latti se li metti lì nel frigorifero e non li fai tutti, dopo ti diventano vizi, vanno a male. Sì, qui sono troppo comodi, sono già belli e puliti, si schioccano nella pentola e via. Io sono pratica, sono per le cose pratiche. Poi ho preso due di questi snack per l'impiastrino che avete sentito, che avete visto miagolare per ora. Poi ho preso una scatoletta di questi dadi qui, Maggi, dado vegetale con le verdure, che a volte magari per allungare un arrosto o qualche cosa che arrossi arrostisce, oppure anche per fare un contorno di verdure, magari per tirarlo su con un po' di acquetta, ecco, ci va questo qui, così viene un po' più saporito. E poi, ultimo, ma non per ultimo, ho preso questo qui che era, non mi sa che non l'ho mai preso questo, è il gallo, il risotto del gallo pronto al risotto con funghi, anche questo per far presto. Sono due porzioni, siamo in due, perché ora tanto i figlioli, da quando c'è questo affare qui, vengono venuti poche volte a cena. Ora poi siamo in rosso, quindi non possa più venire. E quindi siamo io e lui, ogni tanto la sera, ma sì, ti fa la risottina ai funghi, si fa presto, 10 minuti si fa e via, ma che sto tanto a fare. Va
Vabbè, via ragazzi, anche questa è finita. Io che vi dico? Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Ma come mai sono sempre stati iscritti io? Ma fatemi un po' di pubblicità. Perché io vedo gli altri canali, 3.000, 4.000, 5.000, ma che fanno? Li comprano? Boh, a me non mi caga nessuno, vabbè, via. Insomma, ciao, ciao ragazze, al prossimo video. Breve parentesina, che magari non ci incassa niente con... No, non magari, non ci incassa niente con la spesa, però... Già che faccio questo video ve lo voglio chiedere, se vi fa piacere venitemi a cercare su Vinted, vedete la pubblicità, la trovate anche qui prima dei video, insomma su YouTube, sui canali in TV la vedete sempre, e ho aperto un profilo, appunto ho aperto il mio armadio, diciamo così, e quindi siccome io ero anche su Depop, ma su Depop ormai c'è rimasta pochissima roba, piano piano la toglierò e mando avanti Vinted, mi piace di più sinceramente, e per ora mi sono trovata benissimo. Se avete qualcosa magari da chiedermi, a parte che ci sono un sacco di video che lo spiegano come funziona, comunque se volete farmi qualche domanda sono sempre a vostra disposizione, venitemi a seguire su Vinted, sono sempre Lolina 22, mi trovate, venite a vedere il mio armadio, così se c'è qualcosa che vi piace magari, però venitemi a seguire, magari fatemi un po' di pubblicità anche lì, ecco, grazie, ciao.